Ciao a tutti, io sono Elena e la diretta di oggi è per restituirvi un po' quello che ci avete raccontato e le nostre considerazioni rispetto al tema che abbiamo lanciato qualche settimana fa, una settimana e mezza fa, cioè i sintomi di malessere. Adesso vediamo un po' se mi raggiunge uno di nuovo. Vediamo se è in arrivo, eccola Elisa di Aria. Ciao. Allora, ciao Elisa. Ho giusto giusto introdotto l'argomento di oggi. Sì, siamo qui perché la settimana scorsa abbiamo lanciato il nuovo tema che si conclude questa settimana, che era appunto cercare di capire insieme a voi come siete state a livello di sintomi di malessere, sensazioni di disagio in questo lungo periodo che non è stato solo la quarantena, ma che è ancora adesso, no? In questa fase 2. Vi abbiamo un po' chiesto che tipo di sintomi, che tipo di malessere avete provato. E da quello che emerge dai vostri racconti, come dire, fa un po' da padrona l'ansia. Ci avete raccontato anche rispetto alle problematiche relative al sonno, qualcuno ci ha parlato di incubi e difficoltà in generale, come dire, sensazione di malessere a riprendere una vita, diciamo, semi-normale. Quello che ci è sembrato molto interessante è che attraverso i sondaggi è venuto fuori che la maggioranza di quelli che hanno partecipato ha detto che già in precedenza aveva avuto queste sensazioni di malessere anche in altri momenti, no? Sì, era proprio un po' una cosa su cui ci eravamo Esatto. interrogate nell'altra diretta, cioè questo modo di stare male è nuovo per me oppure lo conosco già? Sì, infatti questo era, diciamo, per noi un motivo, insomma, era importante oggi darvi questa restituzione perché abbiamo puntato molto sul cercare di aiutarvi più che potevamo a riflettere su cosa è il sintomo di malessere che voi avete provato in questo momento, che evidentemente dai vostri racconti ci dite già aver provato, dice di voi, no? Sì, in questo momento assolutamente particolare e difficile, ma poi va proprio un po' inserito nella vostra storia affinché vi possa essere utile. E in questo, insomma, mi fa piacere che Elena ci dica qualcosa. Ecco, sì, noi abbiamo provato durante la settimana a lanciare qualche suggestione. E una cosa che ci sta molto a cuore e che, su cui ci interroghiamo sempre è provare un po' a portare l'attenzione sull'ultimo momento di benessere prima dell'episodio critico, no? Perché in quel momento succede qualcosa. A volte succede qualcosa che ci attiva e che è palese, ma con l'ansia molto spesso, dico con l'ansia perché è un po' più frequente che succeda con l'ansia, capita di non riuscire a capire cosa, non sta succedendo niente, eppure dentro di me magari ho fatto un certo pensiero, ho visto una cosa che mi ha fatto fare un collegamento e quindi ecco, interrogarsi su cos'è nello specifico che mi mette in difficoltà? A me viene da a volte definirli proprio dei modi i modi in cui mi sento, no? Che significato do a quel momento di crisi? È stato un momento di crisi in cui mi sono sentito solo, fragile, abbandonato, inadeguato, cioè ci sto mettendo anche un significato. Certo. L'altra cosa, che è molto facile a dirsi, ma più difficile a farsi, è poi cercare di stare, no? Dentro il momento di malessere, nel senso che distrarsi, evitare la situazione, a volte va bene, insomma, va bene, siamo esseri umani, possiamo permetterci di cercare di distrarci. Però forse è proprio importante cercare quando ce la sentiamo di stare e quindi provare un po' a esplorare quella sensazione, vedere cosa succede alla mia ansia, se ci sto dentro per un po'. Provare a stare anche nel nostro corpo, sia per emozioni più pesanti come la tristezza, sia per emozioni
Quell'iperattivazione ansiosa che sentiamo magari la notte o nei momenti di tachicardia, di cuore in gola. Provare a vedere cosa succede se mi concentro sul mio respiro, sul mio corpo, sul contatto del mio corpo col pavimento, cioè provare proprio a vedere cosa succede se non scappo. Perché questa è un po' l'occasione che abbiamo per affrontare quell'emozione e non permetterle di farla da padrona, di rintanarci in pensieri o in attività più sicure, no? Sì, quello che abbiamo proprio cercato di fare attraverso questo tema sui sintomi di disagio, di malessere, è stato proprio un po' quello di innanzitutto sdoganare l'argomento, quindi vi confermiamo, non siete soli, nell'aver provato del malessere. E poi proprio quello che dice Elena, cioè a questo punto, già che ci siamo dentro, quando proviamo del malessere, che possa essere insonnia, ansia, ognuno poi appunto ha la sua storia, provare a sentire, no, che cosa succede nel corpo, provare a sentire che cosa è successo che ha fatto cortocircuito e provare a dargli un po' un senso, perché il messaggio che abbiamo voluto anche lanciare un po' è di sdoganare un po' l'argomento, è che ognuno di noi ha il suo tallone d'Achille e non per questo ci perseguiterà per sempre. Allo stesso tempo, però, come dire, non dobbiamo sentirci degli esseri umani falliti se ogni tanto ciclicamente si presentano dei punti deboli. Questo per noi era molto importante. Possiamo farlo anche ad alta voce, no? Con qualcuno di cui ci fidiamo, perché davvero sembra che sia la stessa cosa, ma non è. Dare voce ai nostri vissuti, soprattutto quelli faticosi, permette a noi di dare una forma e di farli evolvere. Quindi sì, Sì, portarlo esattamente. è importante. Portarle a qualcuno che può essere sia qualcuno vicino a voi, anche se è difficile fidarsi, perché il tema della fiducia rispetto all'aprirsi è venuto fuori anche in questo tema grande dei sintomi, oppure con dei professionisti. Insomma, l'importante è cercare di non vergognarsi, di non chiudersi, fa parte della storia della vostra vita ed è un pezzettino insieme a tante altre cose. Noi, insomma, siamo contente che voi abbiate partecipato, continuate a seguirci. Ovviamente, se avete ancora qualcosa da dire, potete scriverci qua o alla nostra mail kickthequarantine@gmail.com. E in questo momento c'è di nuovo tema della settimana che riguarda proprio il progetto futuro, la progettualità futuro, i vostri pensieri sul futuro. Speriamo che voi partecipiate. E poi questa pagina, come dire, Elena, forse insomma prenderà altre forme. Non è Qualcosa. detto, esatto, non è detto che si chiuda esattamente con questo difficile periodo, magari ci saranno altre novità. Va Va bene. bene, grazie Elena. Grazie a te, Elisa. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.